l'Italia delle piccole imprese. Non spegnete questa luce. Vendere all'estero, cercare nuovi mercati di sbocco oltre confine è un'impresa possibile anche per una piccola realtà produttiva. Seguiteci. Sempre più frequentemente le nostre piccole e micro imprese costruiscono relazioni dirette con committenti esteri, superando talvolta condizioni caratterizzate da rapporti che fino ad oggi erano mediati da aziende più grandi e strutturate per proporre prodotti di filiera oltre confine. Un'opportunità e spesso una necessità è oggi quella di andare con le proprie gambe, di proporsi autonomamente ai potenziali clienti stranieri, con il supporto magari di un'organizzazione di categoria come Confartigianato, che attraverso il proprio ufficio estero dà una serie di prestazioni che vanno dall'analisi di mercato alla programmazione degli appuntamenti, in più con servizi di trasporto in loco e interpretariato. Espedito dalle Carbonare e Gabriele Nardi sono i titolari della Omicron di Schio, 16 addetti, specializzata nella realizzazione, spesso su incarico di studi d'architettura, di allestimenti per negozi, in particolare farmacie, occhialerie, gioiellerie e soprattutto saloni di acconciatura ed estetica. Tanta esperienza e oggi un obiettivo primario. L'obiettivo nostro è di sviluppare il settore di design e di ricerca del materiale per quanto riguarda i parrucchieri, i centri benessere, dove c'è anche uno studio e una realizzazione di finiture particolari e artigianali. Stiamo cercando di aprirci verso l'estero, soprattutto sui paesi emergenti, tipo Russia, Kazakistan, Emirati Arabi. E stiamo tra l'altro cercando collaborazioni con altre aziende per cercare di creare una partnership molto forte che ci darà la possibilità di presentarci al cliente finale sicuramente con un impatto diverso da quello che potremmo avere noi soltanto. Quindi collaborazione con aziende di lampade, aziende di edilizia, pavimenti o altre cose e creare questa struttura che riteniamo determinante sia per affrontare un problema di costi proprio per cercare di uscire, perché chiaramente dovremo fare fiere, manifestazioni e altre cose, e anche per poter dare un servizio completo al cliente. E noi abbiamo osservato, lavorando come capi commessa dall'altra parte, che c'è questo tipo di richiesta. Cosa avete trovato di particolarmente utile nel supporto dell'ufficio estero di Confartigianato? Beh, sicuramente il fatto di fare una ricerca di clienti, di potenziali clienti, e poi le organizzazioni delle missioni. Cioè noi praticamente non gestiamo più viaggi aerei, incontri, interpreti, altre cose che fanno, e oltretutto un prezzo interessante, perché tra l'altro ci fanno dei prezzi, secondo dal nostro punto di vista, dei costi equi e ci danno una mano, diciamo, a recuperare anche i fondi europei, quelle cose lì. Cosa cercano in particolare i committenti esteri in un fornitore italiano? Ma secondo me i committenti esteri cercano il prodotto italiano, perché sicuramente più di design, che sicuramente manca all'estero, almeno nei paesi che ho accennato prima. Com'è cambiata la vostra organizzazione interna dal momento in cui avete cominciato a frequentare i mercati esteri? Cioè una piccola impresa, che difficoltà trova e cosa quindi deve cercare di affrontare e superare? Io penso che un'impresa che vuole andare all'estero deve avere un prodotto suo. Cioè chiaramente qui nel Veneto, della nostra zona, siamo bravissime persone, attrezzate tra l'altro, però che lavorano in gran parte per altre aziende, magari estere, tedesche, francesi, altre cose. E noi dobbiamo cercare di creare dei prodotti nostri che abbiano un'immagine italiana, che abbiano del design, che abbiano delle finiture artigianali, secondo me, e particolari soprattutto, per poter saltare questo ostacolo che chiaramente mette in crisi l'azienda nel momento in cui l'azienda madre decide di rallentare i rapporti a momenti di crisi di mercato. O vediamo tante aziende che vanno in Cina, vanno in Africa, vanno in Brasile, anche se in Brasile mi sembra un po' difficile ultimamente, però mettono in crisi poi l'azienda italiana, insomma, secondo me.